Onorelli, lei è una delle persone che in prima persona si impegna in Parlamento per un disegno di legge per la disabilità, ci vuole spiegare oggi nel convegno? Ma oggi illustrerò che dopo aver presentato all'inizio 2010 questo progetto di legge sul riconoscimento della sindrome della post-polio, purtroppo nonostante le varie pressioni questo progetto non è ancora stato incardinato. Noi ritorneremo alla carica adesso all'inizio, la ripresa autunnale, perché noi vogliamo assolutamente che trovi lo spazio assolutamente dovuto, perché vediamo anche dal dibattito di questa mattina, di questo secondo convegno nazionale della post-polio, quanto sia veramente il problema sentito e anche dovuto a tutti questi cittadini che vivono, anche dopo aver subito la riconosciuta certamente la polio e anche debellata per un certo verso, noi ci troviamo con delle problematiche che oggi sono in parte sconosciute e in parte non riconosciute. Questo vuol dire non avere nemmeno il sostegno sia da parte della medicina ma anche riabilitativa, riconoscimento assolutamente dovuto per poter mantenersi almeno attivi da cittadini. Questo è dovuto, credo che lo Stato non possa assolutamente essere silente e omertoso da questo punto di vista, anche perché alla luce dei tagli, che sono tagli indiscriminati, di queste ennesime manovre, noi rischiamo che questi cittadini non vogliamo e non siano considerati cittadini di serie A ma cittadini di serie B, e questo sicuramente è inaccettabile, non possiamo permettercelo. Dunque credo che il convegno di oggi abbia un significato importante anche da questo punto di vista, per dire no a questo tipo di impostazione da parte del governo di tagliare sui soggetti più deboli, e credo che veramente bisogna dire basta. Professore, lei ha appena partecipato a un convegno a Copenaghen dove si è trattato di sindrome di post-polio e poliovirus, ci può spiegare brevemente di che cosa si tratta? Sì, il convegno a Copenaghen è stato molto interessante perché è stato il primo convegno internazionale su questo argomento, al quale hanno partecipato oltre 20 o 30 paesi di tutti i continenti, inclusa l'Australia e il Giappone, e molti europei e anche alcuni americani. Ora, tutti hanno pensato che per risolvere questa patologia ci vogliano, diciamo, delle soluzioni innovative. Una è l'applicazione corretta di tutti i metodi di fisioterapia che noi un pochino conosciamo, ma in maniera organizzata sul territorio. L'altra è il ritrovare dei, chiamiamoli, farmaci o qualche trattamento medico che consenta di ridurre l'infiammazione e forse, sulla base dei risultati che abbiamo avuto noi in Italia, consenta di eliminare i residui di virus polio che causano infiammazione in questi pazienti. Ecco, su questo ci proponiamo di continuare a lavorare, è già qualche anno che lavoriamo, speriamo nel giro di un paio di anni di ottenere dei risultati utili alla popolazione. Lei ha fatto anche un'indagine, o sta facendo delle indagini, sulle possibili contagi da polio a persone non polio, ci può spiegare? Sì, diciamo tra persone che hanno avuto la polio e i loro familiari. Su questa base l'abbiamo fatta perché gli stessi pazienti erano molto preoccupati di queste cose, sentendo parlare di virus. Allora molti di loro si sono, diciamo così, dati da fare per portarci il figlio, il marito, la moglie, eccetera, e noi abbiamo lavorato in laboratorio per valutare se in queste persone che avevano convissuto così lungamente ci fosse qualche traccia dei virus polio. Non l'abbiamo mai trovato. Questo testimonia la stessa cosa che la clinica già sapeva, e cioè che non c'era passaggio di virus della polio dal soggetto che è stato colpito molti anni fa ai suoi familiari, ai suoi amici o ai conviventi. Giornata dedicata alla polio, è una malattia un po' dimenticata in Italia, quali sono le prospettive di cure e a quali centri ci si può rivolgere? Ma la